Mentre a Roma, al Maxxi, si celebra l'opera dell'ingegnere Nervi con una mostra intitolata appunto Pierluigi Nervi, architettura come sfida, a Ravenna l'opera di Nervi rischia una demenziale distruzione. È questo l'allarme lanciato da Marcello Landi, dirigente scolastico del liceo artistico, per cercare di scongiurare l'intervento di demolizione dell'ex magazzino Sir, realizzato nel 1956 su progetto di Nervi ed oggi in disuso. Un'opera di archeologia industriale da valorizzare? Grandi spazi da riutilizzare e convertire? O una struttura che è meglio distruggere per lasciare spazio a nuovi progetti? Lei riconosce da questa immagine di cosa stiamo parlando? Sì, questo è un magazzino che mi pare sia dalle parti di dove era la vecchia CMC una volta, non so esattamente che cosa ci... Ah, Sir, forse, l'interconsorziale. Esatto. Fosfati o roba del genere, sì. La polemica di questi giorni è che mentre a Roma, al Maxxi, stanno realizzando una grandissima mostra su Nervi, qui a Ravenna invece si parla di distruggere questa che è un'opera progettata da lui. Qual è la sua idea? Che stiamo facendo una cretinata, si può dire cretinata? È ammesso? Sì, no, fra l'altro è una struttura anche bella e quindi anche recuperarla dal punto di vista proprio di spazio architettonico direi che sarebbe un'occasione unica. Infatti, diciamo, assurdo, guardi, veramente. L'altra linea di pensiero dice proprio riqualifichiamola e utilizziamola per teatri, per... Riqualificarlo, mi sembra uno spazio espositivo, mostre, cose del genere, che sarebbe ideale. Ecco. Forme così non ne troviamo più, onestamente. Ecco. Forse ce n'erano nel vecchio stabilimento dell'Enichem, qualcosa di simile. Però qui in centro, in città, sarebbe ideale, bellissimo per me. Io ho appreso stamattina leggendo il giornale e mi sono detta subito, ma guai se dovesse succedere una cosa di questo genere, distruggere una cosa che è un valore enorme, un Nervi, io penso che assolutamente la gente ci pensi prima di fare, va bene che abbiamo bisogno di verde, ma santa pazienza, a un certo momento distruggere una cosa di questo valore direi proprio che non mi va, io sono per il sì di mantenere queste cose qui. Secondo me si può abbattere, cioè queste cose qui ormai ne abbiamo abbastanza di architettura industriale, tipo classe, l'exoscherifice, eccetera. Secondo me in un contesto così come nella nuova collocazione della Darsena di città, per me può essere abbattuto ed è lasciare spazio a verde oppure anche a qualche abitazione nuova. Rispondo con una battuta, visto quello che stanno costruendo lì attorno potrebbe valer la pena di riqualificare quello, poi se mi ha fatto vedere prima l'altra probabilmente ci sarebbe da rivedere l'esterno, però come le dico, visto quello che stanno costruendo può anche darsi che quello lì possa essere interessante, insomma. Però da poi, non lo so, da cittadino direi che è una zona bella quella lì, o almeno potrebbe essere interessante, per cui la riqualificazione, se ci fosse un progetto valido, potrebbe essere fattibile per una soluzione, però dopo dipende dai soldi, dalla volontà, del terreno, insomma tante cose. Però quello lì insomma era sicuramente uno di quegli edifici che caratterizzano un po' l'ex area portuale. Antonella, voi del Tribeca che cosa pensate di questa struttura dell'ex magazzino del SIR? Voi che diciamo ce l'avete proprio davanti agli occhi tutti i giorni. Io penso che sia una struttura molto bella che utilizzata nella ristrutturata, utilizzata nella giusta maniera, con la giusta finalità, potrebbe per il quartiere, anche per la città, essere un progetto molto bello. Penso anche che non sia facile attuare questi sogni, io li chiamo anche, perché è un periodo non è dei migliori, servono fondi, servono finanziamenti, le idee, i progetti, non sarebbe difficile reperirle perché quelle ci sono, cioè ci vogliono aziende intenzionate a investirci e a crederci.